sulla materia è ovvio che dobbiamo confrontarsi con le esperienze anche delle altre squadre, anche degli altri paesi, e loro tra l'altro sono due squadre che come noi lavorano molto anche sull'aspetto della prevenzione degli infortuni, su un miglior recupero, sull'atleta, sulla condizione fisica dell'atleta, eccetera eccetera. Anche perché non ci dimentichiamo che siamo a Firenze, veniamo da una delle città più importanti del mondo. Credo che abbiamo molto da dire da tutti i punti di vista. Vorremmo dire anche qualcosa di interessante, serio, anche da un punto di vista non solo calcistico, ma anche tutte le attività mediche che stanno vicino al calcio e che sono importantissime. Ricordiamoci che gli atleti per noi sono l'asset più importante. È necessario che siano atleti ben preparati, che siano sani, che facciano la miglior prestazione possibile e in caso di infortunio che recuperino il prima possibile. Poi nel momento in cui comunque vediamo che c'è un'adesione piena, perché oggi c'era anche il settore medico anche del Chelsea, anche quella dottoressa che forse vedete a volte in campo, che proprio va in campo con la squadra del Chelsea, che è bravissima. E nel momento in cui queste grandi squadre decidono di partecipare a questi nostri convegni, vuol dire che quello che fa la Fiorentina è qualificato. Ecco, Sandro, cambiando un attimo argomento, siamo nella sosta, quindi la sosta si presta anche ad una sorta di bilancio. Mancano 9 partite alla fine del campionato. In questo momento, secondo te, qual è l'ingrediente decisivo che può portare la Fiorentina a raggiungere il terzo posto? Beh, dico una banalità, ma è non perdere concentrazione. Perché dopo le vittorie a volte si rischia di perdere concentrazione, specialmente nel momento in cui adesso vedo che tutti, molti pensano alla partita con il Milan, probabilmente saltando a più pari non solo la Pasqua, ma è quella, diciamo, è un aspetto che riguarda l'aspetto interiore, ma il Cagliari, che è una cosa un po' diversa, che è il giorno prima di Pasqua, per cui la concentrazione è quella che deve essere tenuta proprio ad alti livelli ed è quello che ci potrà, se la teniamo ad alti livelli, ci potrà far arrivare proprio nel momento cruciale con la migliore preparazione possibile. Ho sentito per esempio dei tecnici proprio importanti di calcio che a proposito della sfida di Champions che ci sarà fra Bayern e Juventus, due grandi squadre, che è sicuramente una grande sfida, forse vedono la Juventus favorita perché il Bayern oramai praticamente ha quasi vinto lo scudetto, perché ha tantissimi punti di vantaggio sugli altri, quindi ci potrebbe essere stato un calo di concentrazione che poi non sanno se viene ripreso con la Champions. Ora, per fare un paragone, appunto, noi dobbiamo pensare assolutamente esclusivamente solo alla gara con il Cagliari, vincere quella e poi arrivare allo scontro, non dico diretto perché poi non è che ci giochiamo un posto in Europa solo con il Milan, ma comunque uno degli scontri diretti con il Milan in casa, dove tra l'altro sono sicuro che l'apporto del pubblico sarà importante. Ho letto con piacere una statistica che vede la Fiorentina proprio la numero uno per vittorie casalinghe, e quindi quando noi diciamo che il 12° uomo di Firenze è più 12° che da altre parti, poi si traduce anche nella statistica. Ti porto su un caso spinoso di questa settimana, cioè la mancata convocazione di Pasquale. No, ma io mi reputo, noi naturalmente nessuno deve interferire nelle scelte del mister Prandelli, assolutamente, quindi è chiaro che poi dopo ci può essere una forma di non solo di affetto ma anche di considerazione di quello che sta facendo Pasquale, che è tantissimo, che sta facendo molto bene, che tutti danno merito a Pasquale, noi a Firenze ma anche fuori Firenze. Poi però quelle che sono le scelte di un tecnico è come se qualcun altro venisse in casa nostra a dire chi deve andare in campo, per cui non dobbiamo entrare in questa polemica. D'altro canto sono contento che un giocatore comunque della Fiorentina, ancora in parte della Fiorentina come Cerci, si stia facendo ben volere non solo a Torino ma anche a livello nazionale, per cui è stato convocato, ha giocato anche bene, e questo ci fa piacere per il giocatore che sicuramente ha imparato anche da Firenze, ha imparato da Roma, ha imparato dal mister Ventura a Torino, ma insomma, qualcosa anche la Fiorentina ha fatto per portarlo in nazionale. Lo riporteresti a Firenze? Ma il giocatore è il nostro a metà. Noi vogliamo a Firenze persone,
molto, insomma, che giochino bene, che si comportino bene nello spogliatoio e che diano un valore aggiunto alla Fiorentina. Questo lo deciderà il mister, se reputerà che Cerci dia un valore aggiunto a questa Fiorentina. Io penso che comunque Cerci abbia fatto un buon passo in avanti, era già un bravo giocatore, ora è ancora meglio. Comunque in ogni caso sarà un successo. In questi giorni come hai visto Giuseppe Rossi? Molto bene, molto motivato, è proprio un giocatore da Fiorentina da tutti i punti di vista, molto serio. E naturalmente ancora non me lo immagino in campo, perché altrimenti anticiperemo troppo i tempi, però insomma, l'affiatamento che c'è già nello spogliatoio e nel gruppo è importante. Se poi la preparazione dovesse procedere a ritmi rapidi e veloci, o comunque qualunque siano i ritmi, quando tornerà in campo credo che sia veramente un'arma letale in più della Fiorentina.